periodo del Covid avevamo chiesto di fare un progetto immaginandoci già la possibilità di realizzare un polo scolastico vero e proprio nella frazione di Villa Pomano. Era un'idea, una programmazione che avevamo messo in campo insieme al sindaco, condividendola con gli uffici, e abbiamo fatto questo progetto che oggi è servito a farlo finanziare e a realizzare questo, diciamo, questo disegno, questa idea che avevamo avuto e che nel mese di marzo inizierà, diciamo, a vedere contezza, perché nel mese di marzo dovremo appaltare i lavori. A quanto ammonta questo finanziamento ottenuto? 777 mila euro che sono, diciamo, la realizzazione solamente del polo dell'infanzia, e che ovviamente prevede in aderenza anche poi la definizione della scuola, di quel famoso scheletro che è rimasto lì da tantissimi anni. Anche su quella struttura che oggi andremo ad identificare come scuola primaria abbiamo delle interlocuzioni con il Ministero, col MIUR, che ci consentono di dire che a breve potremo avere anche in quel caso un ulteriore finanziamento di 1,5 milioni, che ci consentirà veramente di realizzare il progetto complessivo di quel polo che da tanto tempo i cittadini della frazione di Villa Romano si attendono. È un risultato importantissimo, è un risultato che dà ragione alla nostra progettualità, alla nostra visione, al fatto che abbiamo pensato di completare per l'istituto comprensivo Falcone Borsellino questa attività, e che ci consentirà veramente di avere nei prossimi mesi, diciamo, vedere l'inizio dei lavori, e quindi un risultato raggiunto nel vero senso della parola. Quanti bambini riuscirà ad ospitare la nuova struttura? Saranno 28 bambini per la scuola di infanzia e 8 per la sezione primavera all'incirca, dico. Poi ovviamente siamo in una fase di progettualità preliminare, andremo a fare il progetto definitivo ed esecutivo, e quindi andremo ovviamente a condividere con la dirigente scolastica, ma anche con il territorio, quello che possono essere le esigenze ulteriori, e quindi verificare un po' tutto il progetto. Devo dire che, ripeto, è un risultato importantissimo. Eravamo stati ammessi con riserva, in questi giorni è arrivata la nota ufficiale del Ministero che ci ha dato ragione su quello che era una visione, un progetto, una programmazione di quello che è l'attività scolastica nel nostro territorio. E i tempi sono strettissimi. I tempi sono strettissimi per fare, diciamo, l'appalto, per dare in affidamento i lavori, ma nello stesso tempo ci consentono veramente di guardare in un modo positivo anche la possibilità di rispettare la tempistica. Abbiamo già in questi giorni avviato tutto l'iter con lo studio tecnico, con i progettisti che si erano resi disponibili per fare il progetto preliminare. Non abbiamo nessun tipo di problema, rispetteremo i tempi nel vero senso della parola, perché è un altro di quei risultati importanti che il territorio si aspettano, anche alla luce di tutto quello che capita giornalmente, compreso questa notte, che siamo stati risvegliati da una scossa di terremoto. Lei in conferenza ha detto che è anche una risposta alle critiche che taluni hanno sollevato. Ma sì, è un modo veramente brutto ogni volta di criticare un'amministrazione che ha fatto tantissimo, che ha vissuto per la maggior parte del suo mandato, diciamo, una problematica legata al Covid, e non solo al Covid. Noi, mentre tutti erano ovviamente chiusi a casa a proteggersi da questa infezione così importante, noi lavoravamo per riprogrammare, rimpinguare l'ufficio tecnico, non solo di personale, ma anche di progetti e di visione futura della nostra città. Questa è la risposta migliore a coloro che ovviamente qualche volta simpaticamente ci accusano di non avere una visione della nostra città.